Questa mattina qui presso la scuola media Enrico Forzati di Sant'Antonio Abate si è tenuto un momento di sensibilizzazione sul tema della pace, con tutti gli alunni, il personale docente e con tutte le autorità cittadine. È stato un momento particolarmente bello, commovente, breve ma intenso. Credo che sia servito soprattutto a fare in modo che i ragazzi abbiano a cuore la pace, investendo tutto loro stessi su questo importante valore, perché possano andare incontro al futuro con entusiasmo e tanta creatività, perché mai più accada quello che sta accadendo in queste ore. Salve a tutti, noi oggi siamo qui a Licci Forzati, in rappresentanza, io sono l'assessore Vanacore del comune di Sant'Antonio Abate. Siamo lieti di partecipare a queste iniziative e soprattutto perché la scuola sensibilizza praticamente i ragazzi in un momento sicuramente particolare dovuto alla guerra in atto e a questa rappresentazione della pace. La pace intesa proprio come unione, loro si sentono uniti ed è quello che la scuola deve trasmettere, l'unione nei ragazzi, il volersi bene, il rispettarsi, che è la cosa principale, soprattutto perché noi veniamo da un periodo particolare che è quello della pandemia, che ha chiuso tanto questi ragazzi, e vedere questa riapertura e vedere che questi ragazzi si uniscono e rappresentano quello che è il loro amore e dire a tutti noi ci siamo, vogliamo che questa pace ci sia tra i popoli e soprattutto vogliamo che non ci sia la guerra. Stop alla guerra. Oggi gli studenti della scuola secondaria di primo grado, in rappresentanza degli alunni di tutto l'istituto comprensivo Enrico Forzati di Sant'Antonio Abate, hanno realizzato un flash mob. Hanno scritto la parola pace con i colori della bandiera ucraina. Siamo consapevoli che è semplicemente un'azione simbolica che non contribuirà al cessate il fuoco, però è stata forte l'esigenza di esprimere la nostra solidarietà e vicinanza ai nostri studenti ucraini, alle loro famiglie e alla popolazione tutta.